Io penso che ricordare queste vittime sia importante anzitutto perché consentirà al nostro Paese un momento di lutto collettivo. Ed è importante perché celebreremo tutti insieme vittime che purtroppo nei momenti più difficili non sono state nemmeno degnamente salutate. Sì, perché tra gli aspetti più crudeli di questa pandemia c'è stato anche il fatto che il Covid-19 ha sottratto a tante famiglie la stessa possibilità di essere vicina ai loro cari nel momento più terribile, quello in cui quella vicinanza è più necessaria, il momento dell'ultimo viaggio. Io dicevo, provengo da una regione, la Lombardia, in cui in alcuni momenti, in piccoli paesi, la campana ha suonato a morto ogni mezz'ora e ha portato via un'intera generazione, la generazione che ha costruito dopo la guerra l'Italia per quello che è oggi, che ha contribuito a dare anima, corpo alle istituzioni repubblicane di questo Paese e che ha consentito al nostro Paese di sedere al G8. Io spero che noi questo non lo dimenticheremo mai. Per questo io credo che nella giornata dedicata al Covid noi dovremmo ricordare e sentire su di noi la responsabilità della strage degli innocenti. Così il forum del terzo settore in Lombardia ha chiamato ciò che è avvenuto nell'RSA. È una responsabilità che deve indurci a dire che una tragedia del genere non dovrà mai più accadere nel nostro Paese. E avremo il dovere di ricordare il sacrificio di tanti medici, infermieri, operatori sanitari che hanno lottato per salvare la vita di tanti pazienti e spesso hanno perso la loro stessa vita. Hanno lottato spesso poco protetti e per questo anche hanno perso la loro vita. Anche questo noi non dovremo dimenticarlo mai.